Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Ci troviamo a Padova alla fiera Itinerando. Spero che mi sentiate perché ho il microfono quello direzionale. Oggi venerdì, conseguenza poca gente, andiamo un pochino a vedere le novità. Più che altro mi interessano soprattutto quelle inerente al mondo outdoor. C'è chiaramente un pochino di camper, rimor, ci sono gli oggetti qui della Morello, tanto per pian piano un po', e soprattutto quello che mi interessava, che era la Goldsmith con il portamoto. Questa la dobbiamo guardare. Comprare il campo con la Smart e riuscire a infilarcelo dentro. Tanta roba. Bello dei camper. Veramente costoso. Cioè, guardate questo Pilot, il G740. 70.000 euro di camper. Però ci fai la cacca uguale su quello da 5.000. Allora, vi faccio vedere un mezzo, io li adoro. Su base Iveco 4010, che non lo vedevo da quando ho finito di fare il militare. È veramente un oggetto esagerato, ma fra l'altro è impressionante, guardate la componentistica. Vediamo. Guardate qua, hanno fatto un body lift qui sopra per rialzare anche la scocca dal telaio, in modo da poterci alloggiare dei gommoni del genere, sono delle 33 questi. Quindi c'è veramente pensato per viaggi estremi. Dentro, non so se riuscite a vederlo, è spartanissimo. Bello, 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 bello. Davanti un winch da 9.000 libbre, penso, paramotore, ma non vi rendete conto dell'altezza da terra. È impressionante. C'è l'altezza da terra di sto mezzo, è seriamente impressionante. Bell'oggetto. Io poi rimango basito di fronte ai Cartago, non ce la faccio. Cioè, non lo so, sarà un camper da 100.000, no scusa, aspetta, oh, ho detto una cazzata, 125.000. Però sono quelle cose che... Cioè, hai paura a scorreggiarci dentro, capisci che non va bene questa cosa. Spettacolo, perché niente da dire, è uno spettacolo. Finiture a delti, cioè Villa dei Casamonica, levati che non sei un cazzo, però non lo so, sono ormai un po', avete imparato a conoscermi, sono un po' per le cose pratiche, finiture eccelse, guarda, non oso salirci perché mi dà fastidio. Spettacolo, Santuario Friuli. Poi vi spiego. La forza di girare, abbiamo trovato anche Fabrizio di quattro ruote e la capanna. Hai visto? Allora, due considerazioni. Fiera bella, come diciamo tutte le fiere del settore, piacevole, belli, mezzi nuovi. Non mi ci riconosco più, nel senso che sono comunque, come vi posso spiegare, oggetti lontano da quello che sono la mia idea di utilizzo del camper. Bellissimi oggetti, bellissimi camper, costosissimi fondamentalmente, rifinitissimi, però lontani da quello che io penso sia veramente l'utilizzo, nel mio caso, attenzione, non mi permetterei mai, però nel mio caso l'utilizzo del camper è molto lontano. Vedo camper nuovi sempre più grandi, pesanti, ma con poco spazio vivibile. Cioè, voi immaginatevi che in un 7 metri, cioè, non ho spazio da alzarmi alla dinetta e andare al cesso. Capisci che va bene. Io in 5 metri 80
all'interno ho lo stesso spazio. Cioè, in 5,80 m io ho lo stesso spazio di un 7,20 m dentro. Non ho lo stesso spazio fuori, perché in 7,20 m si ben pensa di metterci dei gavoni per caricarci non si sa cosa. È già fuori peso, chi ci vuole caricare? Questo è un strano dove stiamo andando con i camper, capisci? È questo che voglio dire. Stanno cambiando le necessità, probabilmente, perché penso a questo, che stiano cambiando le necessità. Cose strane. Ne parliamo dopo. Riprendo un discorso, cioè, bellissimi oggetti, ragazzi, cioè, parliamo di Pilot, parliamo di marche che non hanno bisogno di presentazioni, perché sono camper esagerati, camper da 70-80 mila euro, quindi oggetti sicuramente al di fuori della mia di portata, ma anche un semplice Rimor come questo, che è il classico mansardato da famiglia, a costo di 50 mila euro. Se vai a vedere lo spazio a bordo, ragazzi, è risicato parecchio ed è un pochino strano, ma cose che non concepisco. Guarda, adesso ci facciamo due chiacchiere con Fabrizio di Quattro Ruote una Capanna, poi andiamo. Guarda, aspetta, guarda. Ebbene, direi che è ora di uscire dalla fiera. Bello, al solito è sempre bello venire a vedere mezzi nuovi, preparazioni e tutto il resto. Rimango delle mie idee su alcune cose. Molto bella come fiera, piccola, concentrata, ma particolarmente bella per la qualità, che non è poco neanche questo. Sempre produttori, c'è un po' di tutto, anche perché, ragazzi, mi pare che sia in concomitanza con Carrara, che chiaramente è molto più grande. Però bella, mi è piaciuto, tante chiacchiere soprattutto con un sacco di persone, la cosa mi è piaciuta molto. Che dire, alla prossima. They say you don't gotta go home, but you can't stay here.